Fare un bagno con la maschera per guardare il fondo del mare è una cosa che fanno praticamente tutti i bambini, compresa Gaia, 9 anni, di Perugia, che trascorre i fine settimana con i genitori ed il fratellino di 11 anni in camper a Fano in Viale Ruggeri. Gaia e il fratello usano un filo con una calamita per pescare dal fondo oggetti metallici che quest'anno, a dire il vero, stanno trovando in grande quantità: chiodi, spranghe, cerniere di porte, di tutto. Ma sabato pomeriggio, poco dopo le 15.30, durante uno dei suoi bagni alla scoperta dei misteriosi fondali della Sassonia, la pesca dà tutt'altro frutto. Un oggetto strano, diverso, e lo porta subito a riva. Una ragazzina di Perugia di 9 anni, di nome Gaia, ha trovato un oggetto che lei ancora non aveva capito bene che cos'era, però dai cartoni animati che ha visto e dai film di guerra ha dedotto che era una bomba. L'ha portata al padre, il padre ha detto subito che era una bomba, l'ha portata a me ed io ho avvisato il mio capo Enzo Maggi, il presidente dell'associazione Mare Dentro, che si occupa del salvataggio anche lui. E niente, abbiamo allertato la capitaneria di porto, che poi sono venuti i vigili urbani, polizia, hanno chiuso tutta la strada e allontanato tutte le persone che c'erano in spiaggia. Una volta che è arrivata a riva con la bomba, cosa è successo? La bomba dove è stata messa? E l'abbiamo messa in sicurezza vicino più o meno alla doccia e sopra ci ho messo un salvagente e la bomba l'abbiamo messa in un secchiello pieno d'acqua. I bagnanti si sono accorti di questa cosa? Com'è stata la reazione della gente? La reazione che tutti a vedere, ma io dovevo allontanarli, li ho allontanati tutti in attesa dei vigili urbani e polizia, che dopo ci hanno pensato loro con l'aiuto nostro. L'ordigno è una granata inglese Mills, usata sia nella prima che nella seconda guerra mondiale. Il tipo ritrovato da Gaia è un modello N36 del 1942 e come sia arrivata fino a riva non si sa bene ancora. Una situazione davvero pericolosa, quella che si è verificata in spiaggia. La bomba era integra, ma non si può mai sapere l'azione del tempo e della salsedine che effetti possono produrre su un ordigno bellico. Gli artificieri, intervenuti di lì a poco, hanno fatto brillare la granata nel vicino poligono.